I cittadini come sentinelle della salute e validi alleati del 118, ogni cittadino infatti può svolgere un ruolo fondamentale di fronte a un'emergenza, dal malore all'incidente. Di fondamentale importanza è sapere come reagire e intervenire per salvare una vita. Argomenti al centro della giornata della simulazione medica, il ruolo dei cittadini nel primo soccorso alla biblioteca comunale Luciano Scarabelli. Un'intensa giornata prevista nell'ambito delle manifestazioni del Salus Festival per divulgare anche attraverso simulazioni la cultura della rianimazione cardiopolmonare sia nell'adulto sia in ambito pediatrico e l'importanza dei corsi di formazione BLSD e di primo soccorso. Io penso che la simulazione sia uno dei più potenti mezzi di formazione sia del laico, quindi del cittadino, che dei professionisti. Quindi deve essere implementato come nel percorso accademico degli studenti di medicina, nella formazione post-laurea e nel mantenimento delle competenze. Perché fino adesso l'utilizzo della simulazione in Italia è stato poco diffuso, invece le prove della scientifica dimostrano che il passaggio delle competenze dall'aula al campo vengono rapidamente accelerate e vi è la possibilità di mantenere le competenze per lungo tempo. Di fondamentale importanza è il rapporto tra il cittadino e la rete delle emergenze e urgenze presenti sul territorio. Indubbiamente il rapporto tra il 118 e il cittadino deve essere di primaria importanza, visto il ruolo del 118 come interfaccia tra il cittadino e il sistema sanitario. Quindi sapersi interfacciare con l'operatore di centrale durante una chiamata di soccorso penso sia una delle principali cose che devono essere messe a disposizione del cittadino e quindi proprio alla sua capacità di relazionarsi nel sistema di emergenza, proprio perché una buona comunicazione porta sicuramente a un miglioramento della qualità del soccorso. Uno sguardo particolare è stato dedicato ai corsi BLSD e alla diffusione della cultura del primo soccorso. Per noi è fondamentale essere a contatto con i cittadini e quindi in particolare in questa manifestazione, quale il Salus Festival, per promuovere le nostre attività di primo soccorso che vengono svolte principalmente a favore dei cittadini e nelle scuole. L'intervento di oggi mira proprio a questo, a stimolare i ragazzi delle scuole a potersi iscrivere ai nostri corsi di primo soccorso che sono rivolti principalmente ai laici, per poter essere sempre pronti in qualunque evenienza, anche a fare poco, ma soprattutto a fare bene. European Resuscitation Council è una società scientifica che promuove la cultura della formazione del primo soccorso e sui temi della rianimazione cardiopolmonare, sia in ambito adulto che in ambito pediatrico. E lo scorso 15 ottobre sono venute fuori le nuove linee guida che mirano molto a sensibilizzare alla promozione della salute e dei corsi di formazione, soprattutto nei cittadini, visto che la letteratura scientifica ci dice che la gran parte degli arresti cardiaci possono essere recuperati nei primi minuti grazie al pronto intervento del qualunque cittadino.